Salve, sono Monkey Simon e dar nulla Fortnite ha deciso di rivoluzionare competitive, così, de botto, senza senso. Perché l'altro giorno quando stavano annunciando di tutto e di più tra capitolo 5 e Miles Morales, evento che poi dopo si è scoperto nemmeno essere l'evento finale di sta stagione ma del capitolo, hanno annunciato pure le Ranked. Il nuovo modo di competere, il nuovo modo di tryhardare, il nuovo modo di vincere i premi. Il nuovo modo per flexare. Tutto quanto che partirà dall'aggiornamento del 16 maggio, cioè l'ultima patch della stagione 2 del capitolo 4, e mo ne parliamo. Prima però vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. E non vi dimenticate di iscrivervi perché siamo quasi vicini al traguardo dei 50.000 iscritti, manca pochissimo. È uno dei traguardi più importanti di un canale, lo stiamo a sfiorare costantemente. Dunque grazie a tutti coloro che lo hanno già fatto e che lo faranno. Bene, Arena a quanto pare ci lascerà, ci saluterà per sempre, esattamente come laboratorio della battaglia, a partire dal prossimo aggiornamento, dalla 24.40, a partire da martedì 16 maggio. Perché la modalità competitive di Fortnite lascerà il posto alla modalità competitive di Fortnite ma 2.0, esattamente come la creativa. Solo che proprio Arena verrà soppressa, mentre poi dopo verrà sostituita e reworkata completamente con Fortnite Ranked, o per meglio dire in italiano, Fortnite Classifica. Neanche classificata, proprio classifica. Ma non ci saranno delle modalità apposite dedicate a classifica, o per meglio dire alle Ranked. Bensì ci saranno le classiche modalità di Fortnite che giochiamo tutti quanti i giorni, ma quelle idonee potranno avere la spunta che noi potremo attivare per giocare con i punti che verranno contati. Le modalità idonee saranno sia per zero costruzioni che con le build. In modalità classica, quella con le costruzioni, ci saranno singolo, coppie e squadre, quindi terzetto si attaccano, e in zero costruzioni soltanto coppie. Capisco che le ranked, l'arena o comunque sia tutto il mondo competitive riguardi maggiormente le costruzioni, quindi quei quattro gatti che ancora ci giocano, perché le costruzioni sono più con le abilità. Però mettere soltanto coppie con zero build mi pare esagerato. Anche squadre o terzetti va bene, posso capire singolo. L'unica cosa che mi potrebbe venire in mente per giustificare questa decisione, oltre al fatto che zero build è sicuramente più indicata per il giocatore medio e per il giocatore casuale, il fatto che troppe persone all'interno di una squadra in zero build può essere una situazione confusionaria e quindi non potrebbe permettere lo svolgimento corretto di una modalità con le rank. Questa proprio tirata per i capelli, eh. E i rank sono separati, quindi se li fate in zero costruzioni però non avrete lo stesso punteggio, lo stesso risultato, lo stesso piazzamento nelle rank per quanto riguarda la modalità con le costruzioni. Chiaramente quando i rank saranno abilitati sarete affiancati il più possibile giocatori con il vostro stesso livello e rank. Ma questo vale per il singolo. Per quanto riguarda la squadra invece ci sarà addirittura un rango di gruppo, un rank di gruppo, quindi cercate di avere sempre gli stessi compagni di squadra, così il gioco sarà molto più preciso nell'affiancarvi con squadra del vostro stesso livello, oltre al fatto che al prescindere dal punteggio serve perché così almeno ci avete la stessa coordinazione. Ma fate attenzione a separare il rank di gruppo da quello individuale, perché poi mentre voi giocherete in squadra e ci sarà appunto il conteggio dei punti di squadra, ci sarà anche il vostro conteggio individuale che niente avrà a che vedere con quello che fa la vostra squadra. Quindi se tu muori per 99esimo ma la tua squadra continua ad andare avanti nella stessa partita, tu vieni sempre contato come il 99esimo e ci sarà il punteggio perché sei arrivato 99esimo. Cambieranno sicuramente alcune regole per quanto riguarda la modalità classificata quando andremo in costruzioni, come ad esempio il fatto che esattamente come in arena ci saranno i materiali limitati a 500 e non a 999. Ci sarà il siphon, ma per i materiali con un massimo di 50 che potranno droppare i giocatori, e ci sarà più velocità proprio nella raccolta dei materiali. I ranghi da scalare per potervi vantare a scuola domani di essere i più forti al mondo di Fortnite partono da bronzo 3-2-1, argento 3-2-1, oro 3-2-1, platino 3-2-1, diamante 3-2-1. Poi le cose cambiano perché qui la classificazione inizia ad essere molto più seria, quindi inizia ad essere veramente tra l'elite. Infatti si parte da elite, campione ed unreal. Nome puramente casuale, immagino. Ed occhio però perché si può retrocedere, non funziona come arena che i punti che avevi te li tenevi per sempre, perché qui si può tornare indietro, si può retrocedere a una categoria precedente, tranne se si arriva ad unreal, la cosa veramente difficilissima. Perché lì una volta che sei arrivato per tutta quanta la stagione del competitive sei salvo. Auguri per chi ci riesce. E appunto ci saranno delle stagioni separate per questo competitive, per queste ranked, che partirà dalla stagione 0, che inizia proprio da questo aggiornamento e terminerà alla fine della prossima stagione, quindi al termine della stagione 3 del capitolo 4. Come se sale di rango? Beh, chiaramente se devono vincere le partite, ma quello mi pare scontato. Solo che essendo un battle royale, quindi ci sono degli elementi casuali, non sempre con le proprie forze possiamo avere le possibilità di vincere, e di conseguenza ci sono degli obiettivi alternativi, come ad esempio quante eliminazioni abbiamo fatto noi oppure ha fatto la nostra squadra. Ma occhio però, perché qui conteranno le eliminazioni fatte nelle fasi finali della partita, quindi più state verso la fine più la vostra eliminazione conterà. Di conseguenza se ci fosse una pinnacoli pendenti, buttavveci per farvi 40 kill non vi garantirà di fare un punteggio alto. Questa è un'ottima regola perché appunto evita a tutti quanti i giocatori di buttarsi in un solo punto per cercare di fare più kill possibili, buttarla in caciara. E in più se il giocatore che avrete killato sarà di un rango alto, allora voi farete molti ma molti più punti, idem se lo fa la vostra squadra.
squadra. Quindi se siete un bronzo e avete appena killato un diamante, farete una fracca di punti. E quindi torna sempre il discorso che domani a scuola andrete a vantaggio, avrete killato un diamante. Oh mio Dio. Attenzione a chi sarete affiancati nelle partite a coppia o a squadre, perché poi il giocatore più alto di rango all'interno della vostra squadra determinerà il rango della vostra squadra. Quindi se voi siete bronzo, ma il vostro compagno di squadra è elite, la vostra squadra sarà contata come elite e verrete affiancati alle altre squadre elite. Durante l'esperienza ranked ci saranno pure delle sfide e degli incarichi da completare proprio durante quel tipo di partite lì, eppure quelle ci garantiranno delle ricompense oltre al piazzamento del nostro rank, come ad esempio questa emote che si chiama Ardi Splendente, che riceveremo alla fine di questa stagione 0 del competitive, che ci mostrerà, o meglio che mostrerà agli altri giocatori, quindi un'emote per flexare il rank a cui siamo arrivati, un po' come quelli che flexano i corone, solo che a sto giro l'emote mostrerà il colore del nostro rank, quindi se saremo un bronzo meglio non falla. Oppure come succede su altri videogiochi, succederà che arriveranno gli smurf che con un nuovo account si faranno vedere bronzo 3, flexeranno il fatto di essere delle seghe, degli scarzoni, ma poi dopo andranno nelle partite con i bronzini e faranno il devasto. Su questo la Epic per ora ha provato a metterci una pezza sopra molto debole, cioè il fatto che se c'è un nuovo account mai utilizzato, per poter accedere alle classificate, alle ranked, bisognerà almeno aver fatto una partita Battle Royale o una serie di partite Battle Royale dove si dovrà completare l'obiettivo di sopravvivere a 500 giocatori. Requisito secondo me molto ma molto debole, che appunto permetterà a tanti smurf di potersi mostrare bronzo, quindi molto deboli, molto scarsi, per poter poi andare a fare le mega partite con i giocatori bot. Avrei fatto un po' come Rainbow Six, cioè prima di poter accedere alle classificate devi raggiungere un livello del tuo account, quindi non del pass battaglia stagionale, in modo tale che quando tu possa accedere alle ranked abbia almeno un pochetto di esperienza e che soprattutto non sei uno che si fa 1000 account per giocare solo con i bronzo. Come ha detto Gennaro nel mio video di ieri, che in realtà era una live, sicuramente poi ci saranno un sacco di persone che bullizzeranno le altre perché sono di rank più alto e le altre si sentiranno inferiori perché non riescono a salire di rank. Purtroppo sui videogiochi e anche su Fortnite ci stanno questi comportamenti, perché ci stanno pure una marea di ragazzini. Ma confido in voi e nella vostra maturità. Se avete degli, tra virgolette, amici che vi bullizzano per questo, sappiate che non sono amici e che forse ve lo resta allontanato. Consiglio spassionato, da amico. Secondo me questo metodo è migliore rispetto ad Arena, almeno sulla carta, perché poi dopo toccherà vedere, perché almeno si riesce a capire un po' il livello dei giocatori ed è un metodo anche un po' più omologato agli altri videogiochi che funziona. E sebbene vi siano delle differenze di regolamento, diciamo che riesce a riavvicinare un po' i giocatori competitive a quelli un po' più casual, pur mantenendo le dovute distanze, perché è pure giusto che chi vuole giocare casual si debba trovare contro i giocatori casual, anche se in realtà tra quelli casual ci possono essere praticamente tutti i tipi di giocatori, ma tra quelli competitive è ovvio che ci debbano stare soltanto quelli competitive. Ma qua sotto nei commenti però voglio assolutamente sapere la vostra: che cosa ne pensate di queste nuove ranked di Fortnite? Vi piacciono almeno sulla carta oppure preferite ad Arena? Ma soprattutto, le giocherete oppure vedrete a distanza perché non volete avere niente a che vedere col competitive, perché siete unicamente dei giocatori più casual? La sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo, e fatti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Ora scusate, ma devo andare a diventare il nuovo Unreal. Come vuol dire? È quella d'argento. Questo uccide i mostri. Ma dov'è il camion? È sparito. Si è letteralmente dissolto. Che fine ha fatto il camion? Guardi!